Stabia Virtus Entella e lo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia. Buonasera da Giulio Alfano e benvenuti alla seconda giornata della Supercoppa di Serie C. Stabia marca uomo la Virtus Entella. Schetto del rigore, colpo di testa e il pallone termina di pochissimo fuori. Marcia velocissimo Canotto, punta Pellizzer, Paponi la vuole far scorrere ancora. Paponi si gira, tocca per Gerboni che carica il sinistro. Elia, Elia esita, fa partire il traversone, secondo palo, Canotto è completamente solo, ancora Canotto con il destro e la parata splendida di Mastella. Iocolano avanza, c'è Crialese largo, Iocolano cerca il tiro, viene murato da Caloppo, Ieramo! Stato dalla pressione di Manco su poi Elia per Caloppo, il pallone in verticale per Paponi, seguito da Pellizzer, ci prova Paponi, fuori! Il duello con Viola, Iocolano, De Luca, Cosu. Confusione, si stende Brandone, ancora messa via, De Luca allarga bene per Claire, che vuole crossare in prima intenzione, rossa dopo, prova la rovessa, Tardizzone, poi il sinistro e la rete, è il vantaggio della Virtus Entella con Icardi. 36 con l'arrivo di Iocolano, corner per Pellizzer, Iocolano, sotto l'incrocio dei pali, per il 2-0 della Virtus Entella. Giocatore a terra, ancora Torromino, serve Mastali, il quale allarga per Canotto, fermato! Calcio di rigore però, calcio di rigore in favore della Juve Stabia. Ripreso Marco, soffica ancora, deve il fischio di Pasucu, Paponi, la parata, Paponi! Accorcia le distanze la Juve Stabia, era stato molto bravo ma solo nell'intuire le intenzioni dell'avversario, respinto il penalty. Però Paponi appunto un'occasione ancora più semplice, a porta praticamente spalancata. Calò, Canotto, secondo palo, c'è Mezzaviglia, controcross di testa, ma Romino, che cosa ha sbagliato Torromino, a due passi dalla porta. Baroni, poi Elia, che gol di Salvatore Elia che da 30 metri fa partire un bolide imprendibile per Bassolo, pareggia la Juve Stabia e lo fa con una rete bellissima. Mastalli, traversone, Paponi, poi Torromino, ancora errore gravissimo di Torromino. Deve fare in fretta Branduani, forse batte con palla in movimento, non secondo il direttore di gara, se accavò il partito, finisce 2-2 tra Juve Stabia e Virtus Entella, se accavò la temporada, la squadra di